Buongiorno a tutti, avete mai assaggiato i cavoli cinesi o il pak choi? Lo so che la copertina del video parla del lumache, infatti ci arrivo perché io sono 2 anni, questo è il terzo anno che li trapianto, ho comprato le piantine, non sono mai riuscito a mangiarli perché arrivano le lumache. Sono attratte particolarmente da questo tipo di ortaggio che praticamente è un richiamo irresistibile per loro. Quest'anno ho deciso di fare un piccolo video, sono pochi minuti, per farvi vedere come si utilizza il fosfato ferrico per le lumache, che cos'è, i vantaggi che apporta e il basso rischio quasi nullo per tutti gli altri animali che abbiamo in giardino, nell'orto, in casa e quant'altro. Adesso vi faccio vedere le piantine di pak choi che ho trapiantato 3-4 giorni fa, vi faccio vedere come sono ridotte, poi cerchiamo insieme, vedrete che qualcosa la troviamo, eh. Ecco qui, questi sono i cavoli cinesi. Guardate, questi li ho trapiantati, come vi dicevo, veramente 3-4 giorni fa. Ora mi sono messo a cercare perché non è possibile. Ho dato l'acqua l'altro ieri, poi ieri ha piovuto, quindi ieri non sono venuto nell'orto, ma l'altro ieri sì, ed erano sane. Quindi questo è successo nell'arco di 36-48 ore. Guardate, lì ce n'è una, eh. Adesso la prendo. Ecco qui, e la togliamo. Ha voglia di scavare. Se si scava, non si trovano. Di giorno loro spariscono. Non c'è verso, bisogna veramente setacciare tutto. Ne avevo vista una. Qui abbiamo del basilico che ho salvato. Ecco. Questa è un'altra. Ovviamente io le sposto, non è che in questa fase non è che le ammazzo. Allora, questo è il momento giusto per usare il fosfato ferrico. Io sono 3-4 anni che lo utilizzo, ma non l'ho mai usato su questo tipo di cavolo. Per un motivo o per l'altro, insomma, non l'ho utilizzato su queste colture e infatti non ho mai assaggiato neanche una foglia. Qui io avevo una costa. Avevo delle costine, sparite tutte, anche queste nell'arco di pochi giorni, un paio di settimane in realtà. Un po' alla volta, un po' alla volta sono sparite, infatti adesso le pulirò, terrò soltanto i gambi più belli, speriamo che rigettino, perché le costine hanno superato tutto l'inverno e tutta l'estate e doveva arrivare in questo periodo e sono state mangiate le lumache. Allora vi parlo adesso un po' del fosfato ferrico e vi dico un po' come funziona. Eccolo qua. Questo è il Ferramol, è a base di fosfato ferrico, è un prodotto completamente naturale. Allora, perché è comodo ed è utile? Questo l'ho acquistato su Amazon, se volete vi lascio poi il link. È tra le confezioni che costa meno, ma ne ho trovata una che costa ancora meno e quindi poi vi lascio il link anche di quella. Un chilo, circa 12 euro spedito a casa, ne ho trovata un'altra, come dicevo, intorno ai 10 euro. Fosfato ferrico. Io ho una colonia felina e un cane. Ovviamente qui vengono anche a mangiare uccellini e quant'altro, quindi non mi permetto di utilizzare lumachicidi chimici a base di metaldeide. Questo è per me impossibile da usare perché è mortale anche per gli altri esseri viventi. A me interessa colpire soltanto le lumache. Allora, piccolo excursus, io ho fatto molti video in passato sui metodi biologici di dissuasione delle lumache e anche qualcosa per purtroppo ucciderle. Quindi tutti i metodi di dissuasione a base di polvere, polvere di caffè, segatura, cenere di legna, sono tutti ottimi, ma non deve piovere. Se c'è umidità, se ha piovuto come in questi giorni, non funzionano perché si compattano, si bagnano, loro ci strisciano sopra, non gli dà così fastidio, insomma. Rimane il bicchierino di birra per attirarle e ucciderle, quello funziona, funziona anche molto bene, però ovviamente se piove tanto il bicchierino si riempie di acqua e si diluisce, insomma, serve a poco. In questi anni ho visto che uno dei prodotti migliori per ottenere dei buoni risultati senza colpire gli altri animali è proprio il fosfato ferrico. Ora vi dico un po' di caratteristiche. È una sostanza che è già presente all'interno del terreno sotto forma di minerale e qui è solo in forma concentrata. Le lumache vengono attratte dal fosfato ferrico, che è questo, vedete? Questi granuli verdi. Viene attratto dal fosfato ferrico, se ne nutre, dopodiché smette di nutrirsi, non riesce più a nutrirsi, torna nella sua tana, nel giro di 3-4 giorni muore perché non riesce più a mangiare. Quindi non fa bava, non c'è odore, non ci sono cattivi odori, non bisogna raccogliere le lumache, si vanno a nascondere da sole purtroppo e questa è la fine che fanno. Ecco, guardate, qua ci sono circa 3 grammi di fosfato ferrico. Con 3 grammi noi facciamo 1 metro quadro, quindi ne va veramente poco. Un'altra particolarità del fosfato ferrico è che più è bagnato, più è umido e meglio lavora. I granuli si gonfiano di acqua, rilascia la sostanza che deve rilasciare, le lumache vengono attratte dall'odore e se ne nutrono, quindi non dobbiamo aver paura di metterlo nel terreno anche durante le piogge, anche se sappiamo che dovrà venire a piovere.
Ora vi faccio vedere come funziona. Una volta che ha finito il suo ciclo si degrada e diventa concime per l'orto, insomma rilascia dei microelementi utili al terreno, però bisogna usarlo nelle dosi corrette. Quindi guardate, qua sono 3 grammi, come vi dicevo, ci facciamo circa 1 m², lo vediamo insieme. Ecco, questo è circa 1 m². Ora, anche se è una sostanza completamente naturale, insomma io uso i guanti, gli scorsi anni avevo utilizzato le Lima Trap o le Tap Trap, insomma sono, ve le lascio qui in sovraimpressione, dei recipienti di plastica che la proteggono dalla pioggia, come vi dicevo non soffrono se vengono bagnati, durano un po' di più ovviamente e permettono un lavoro fatto meglio. Al momento non ce li ho in casa, non le ho più acquistate, col tempo le ho distrutte. Ecco, vedete, alla fine possiamo fare una sorta di recinto, ne mettiamo proprio pochi chicchi qui dove vogliamo che proteggere le nostre piantine. Ecco, ovviamente va da sé che poi non dobbiamo ricoprirlo con la terra, eh? Ecco, insisto un po' di più lì dove ho il cavolo cinese, perché so che veramente ne vanno ghiotte, eh? Quanto tempo dura un trattamento? Dipende ovviamente dalle piogge, dipende dall'attacco, quanto è massiccio, quante lumache abbiamo. Io generalmente con 2-3 trattamenti, ecco, arrivo fino a dicembre. È molto soggettivo ovviamente. La confezione, vi consiglio sempre di leggere le confezioni dietro, dove sono le istruzioni, perché ognuna magari ha le sue tolleranze, indica un massimo di 4 trattamenti e un tempo di carenza di 3 giorni. Quindi se dobbiamo raccogliere gli ortaggi dopo che abbiamo dato il Ferramol, o aspettiamo, raccogliamo gli ortaggi, poi lo diamo, le verdure ovviamente a foglia larga, quello che è, l'insalata, oppure lo possiamo raccogliere dopo 3 giorni dal trattamento. Quindi noi ci teniamo un po' larghi, insomma 4-5 giorni, raccogliamo quello che dobbiamo raccogliere, lo laviamo bene. Io personalmente lavo tutto con acqua e bicarbonato e lascio un po' in infusione, un po' a bagno e sciacquo e mangio, insomma. È tutto qui. Non acquistate quelli chimici, li trovate ancora sia al consorzio che online. Non li acquistate perché danno delle sofferenze immani, indicibili ai gatti, ai cani, ai eventuali predatori. Insomma, è un peccato farli soffrire così. Andiamo a questo, costa più o meno uguale, forse qualcosina in più, ma non è quello il punto. Con una scatola del genere io ci faccio fino a dicembre e ne ho ancora d'avanzo. Per 100 metri quadri di orto ne occorrono 250 grammi, quindi voi capite che con un chilo ci faccio 4 trattamenti e arrivo più o meno a dicembre ed è utile. Io adesso lo darò sotto tutti i cavoli, quindi i mezzi ci sono per contrastare le lumache. Purtroppo muoiono, ma d'altronde avete visto, non si mangia più niente se non si fa così. Le trappole, quelle polverose, vanno bene se non piove, se no non funzionano. Bene, tutto, è stato un breve video. Io mi muovo ogni tanto perché sono in ginocchio e cominciano a far male le gambe. Dai, allora vi auguro una buona giornata. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, condividete con i vostri amici. Vi lascio il link in descrizione del prodotto. Poi voi acquistate quello che volete ovviamente, ma ve lo andate a vedere, vedete, confrontate quello che è in offerta in quel momento. Vi auguro una buona giornata.